Buongiorno a tutte e tutti, mi unisco anch'io ai ringraziamenti per gli organizzatori e le organizzatrici del congresso, ma anche di questa sessione super interessante. Io sono Gabriella Palermo e sono una dottoranda del 35° ciclo presso l'Università degli Studi di Palermo, quindi sono al secondo anno. In questo mio breve intervento presenterò una brevissima genealogia appunto del terracqueo per poi presentare alcuni concetti chiave della mia ricerca di dottorato in corso. Dunque, così come ci racconta Farinelli nel suo L'invenzione della Terra, ad utilizzare per primo l'espressione globo terracqueo fu nel 1515 Joachim von Watt, detto Vadanius, che in realtà era un umanista svizzero anche di piccola fama. Un'espressione questa che però fa riferimento all'ingresso nel secolo del globo terracqueo, cioè del globo al cui interno per la prima volta, dopo la visione tolemaica del mondo in cui si era tornata, diciamo, la supremazia alla Terra, si riconosce in questo secolo nel globo terracqueo che l'acqua e la Terra stanno insieme dentro un'unica sfera. Questo è dovuto ovviamente al fatto che a partire dall'età moderna, con la progressiva conquista del fuori, con le esplorazioni geografiche, che come sappiamo ben presto sono poi divenute azioni, il mare è divenuto l'elemento conduttore dei processi che, come ci dice Sloterdijk, da quel momento in poi hanno segnato il vivere della sfera, cioè detto altrimenti, dell'intreccio tra globalizzazione, colonizzazione e capitalismo dell'età moderna. Tuttavia, le città continentali, ovviamente qua si fa riferimento a una prospettiva tutta occidentale, le città continentali sono sempre state più restie a riconoscere l'idea del Waterworld, il che è evidente, ad esempio, anche in gran parte della filosofia tedesca. A metà del Seicento, infatti, il Leviatano di Hobbes, che per le sacre scritture era il dragone che abitava il mare, diventa invece il mostro terrestre, appunto, segnando il passaggio dall'idrarchia al terracentrismo. L'idrarchia, brevemente, come ce ne parla tra gli altri anche Marcus Rediker, è una parola la cui etimologia rimanda ad un doppio significato, cioè il governo del mare e il governo sul mare. Se infatti guardiamo a questo concetto dall'alto, la sovranità sul mare ci parla dei seaborne empires, cioè dell'imperialismo e dei progetti dello Stato-nazione nati nell'attraversamento di mari e oceani. Se lo guardiamo invece dal basso, il governo del mare ci parla delle storie del mare, cioè dei corpi e delle storie di chi per secoli il mare lo ha attraversato e lo continua ad attraversare, costretto o per scelta, e vivendo quindi secondo le sue leggi, che non sono le stesse leggi dello Stato-nazione. Rediker, ad esempio, ha scritto tantissimo sul radicalismo marittimo, dai pirati alle rivolte degli schiavi a bordo delle navi del Middle Passage. Per cui il mare si è sempre in movimento e questo influisce sul modo anche in cui si pensa al potere. Il terracentrismo, invece, è molto comune anche nel mondo contemporaneo, è la convinzione per cui soltanto il mondo in superficie è uno spazio e che di conseguenza la storia avviene soltanto sulla terra. Il mare in questo modo diventa uno spazio vuoto, cioè uno spazio di bianchezza tra gli spazi reali, che sarebbero soltanto quelli di approdo della terra emersa, e gli spazi nazionali, appunto. Dal Settecento in poi, infatti, come sappiamo, non ci sarà più l'espressione globo terracqueo, ma globo terrestre. Il punto è che significati porta con sé questo passaggio e questo cambio di prospettiva che nasce nell'idea moderna. E la differenza di questo riposizionamento, come scrive Farinelli, consiste nel fatto che se si riduce la Terra alla sua componente solida e statica, se si elimina il mare dalla sua immagine, ancora una volta la si riduce ad una tavola, perché si cancella adesso ogni traccia di profondità, dell'abisso e degli irrisolubili interrogativi che la sua presenza comporta. Anche la disciplina geografica spesso ha dimenticato questa prospettiva terracquea, concentrandosi soltanto sullo spazio della terra e ignorando appunto quella del mare. Recentemente, però, una prospettiva appunto impregnata d'acqua, di ritorno alla centralità del mare, emerge da diversi, appunto, in un filone di studi interdisciplinari, come si diceva prima, transdisciplinari. Tra gli altri, in geografia, Peter Steinberg hanno posto l'esigenza di pensare con il mare attraverso l'esplorazione di una wet ontology, cioè una prospettiva, una ontologia che si concentra sull'oceano stesso, sulla materialità turbolenta che ricorda anche un po' il trouble di cui parla Donna Haraway nel suo ultimo libro, Lucene, quindi sulla materialità turbolenta e tridimensionale e sugli incontri con questa materialità. In questo modo, una prospettiva impregnata d'acqua ci aiuterebbe non soltanto a fuoriuscire da un dibattito troppo a lungo e ristretto dai limiti territoriali,
ma anche a ripensare, reimmaginare e riconcettualizzare le nostre comprensioni geografiche di un mondo così sì, fatto di flussi, di connessioni, di mobilità, di liquidità e di divenire. Così come la call di questa sessione, anche la Wet Ontology prende avvio dal pensiero di Carl Schmitt, il quale nell'Homos della Terra, appunto, sottolineava ancora una volta come secondo lui questa fondamentale opposizione binaria tra la Terra e il mare, sostenendo appunto che soltanto la terra facilita i processi essenziali del territorio, mentre il mare è uno spazio che manca della sua stessa politica, per cui scrive quella famosa frase: On the waves there is nothing but waves, cioè tra le onde non ci sono altro che le onde. In realtà, appunto, la sfida di una geografia volta di nuovo verso il mare risiede proprio nel tentativo di concepire questa eventuale assenza oceanica di cui parla Schmitt, in realtà come una presenza, anzi, e con una politica differente. Questo è un po' in breve il quadro teorico-metodologico da cui muove la mia ricerca di dottorato, che appunto è in corso, la quale si propone di esplorare questa wet perspective di Peter Steinberg, tra gli altri, nel Mediterraneo nero, spazio postcoloniale in cui Africa ed Europa si incontrano e si scontrano. Ancora una volta il mare, appunto, torna ad essere quell'elemento conduttore di cui parlava anche Sloterdijk, dell'intreccio tra neocolonialismo, globalizzazione e capitalismo. Una manifestazione strutturale della scia che connette il Mediterraneo nero all'Atlantico nero, così come era stato concepito da Paul Villeroy. La scia, come concettualizzata da Christina Sharpe nel suo testo In the Wake on Blackness and Being, la wake, ovvero la scia appunto, rappresenta quel frame concettuale del vivere la soggettività nera, la blackness nella diaspora, nei processi ancora visibili in corso della schiavitù, quindi nell'afterlife della proprietà, e fa riferimento proprio al trauma della schiavitù. In uno dei suoi significati principali, la scia è quella traccia lasciata dietro di sé da una nave in movimento, appunto, sulla superficie del mare. La suggestione mia e di Giulia Descuques in un nostro recente articolo, che si intitola proprio Between Wakes and Waves, quindi tra scie e onde, è quella di espandere questa struttura della scia di Sharpe e di guardare allo spazio contemporaneo del Mediterraneo nero sia come uno spazio della violenza necropolitica della Fortezza Europa, in cui questa scia si riproduce, che è come spazio di produzione e di riproduzione delle onde che nel loro continuo infrangersi sono quegli elementi liquidi che possono produrre quelle contropratiche, quelle contronarrazioni, quei controsaperi e quelle controsoggettività contro la violenza appunto del capitale che si sviluppa in questo mare. Nel loro movimento, quindi, queste onde producono e riproducono assemblaggi di significati e di produzione dello spazio del mare. Possono erodere quindi il mare come spazio per le gerarchie, per renderlo invece uno spazio di produzione di nuove politiche, di nuove rappresentazioni, proprio per questo suo volume, questa materialità, questo suo continuo movimento e questa sua liquidità. Una breve semplificazione visuale di questo tentativo di applicazione di una prospettiva wet dal mare, fatta di scie e di onde al Mediterraneo nero, ce l'ha dalla cartografia di Westerfeld, Those Who Did Not Cross. Questa controcartografia sovverte la narrazione egemonica visuale della crisi dei migranti della Fortezza Europa, così come viene solitamente presentata, ribaltando, così come Westerfeld stesso spiega, la visuale dello spazio con una prospettiva adesso orizzontale che mostra così ciò che le soggettività che attraversano il mare vedono apparire all'orizzonte. In questo modo, distorcendo la distanza, questa carta sottolinea proprio il punto di vista del mare e del mare di coloro che lo attraversano, quindi ci riporta questa esperienza incarnata della materialità dal punto di vista del mare. Con questa prospettiva ribaltata, in altre parole, la mappa ci mostra come pensare con il mare può lasciare emergere queste controllazioni di cui parlavo, le storie del mare e cartografie altre. In questo senso, questa mappa incarnata nelle esperienze del Mediterraneo nero fa emergere al contempo la dimensione della violenza della scia di cui parlavo prima, perché i bollini rossi, appunto, sono in realtà coloro che non sono riusciti ad attraversare il mare o che nel mare sono rimasti, ma ci restituisce al contempo il movimento delle onde che possono infrangere quindi quella rappresentazione singola, bidimensionale e flat, diciamo, di un Mediterraneo nero senza corpi, storie, materialità, volume. Vado a concludere sperando di essere dentro i tempi. Per ora lo sei. Provando un po', insomma, a tirare le fila di questi ragionamenti, la prospettiva terracquea, ma ancora di più appunto questa prospettiva wet, ieri in un'altra sessione Alessandra Bonazzi diceva sul livello del mare proprio, può abolire la dimensione e quindi la narrazione, come dicevo prima, piana, flat, singola quindi, e univoca contro i saperi egemonici di chi in un determinato momento storico è autorizzato a mappare.
può aiutarci a produrre un'interpretazione differente dello spazio, in cui il mare quindi in questo modo non è più l'altro spazio, che di conseguenza sarebbe abitato o attraversato dall'altro, umano e non umano, ma in questo modo viene riposto e riposizionato al centro, non come metafora, ma nella materialità delle esperienze incarnate in, con, attraverso questo, e si interseca di conseguenza così con le economie politiche globali e con le trasformazioni in atto del capitalismo contemporaneo sul livello del mare, nel mio caso specifico sul livello del Mediterraneo nero. Dunque il riposizionamento terracqueo riposiziona il mare eliminando questa percezione del mare come blank space, quindi affatto come spazio vuoto, privo di storia tra le terre emerse e affatto rappresentazione astratta, ma uno spazio invece vivo, di corpi, di storie, di relazioni e con una sua agency. Questa è la bibliografia che ho citato di riferimento e grazie per l'attenzione.